Primo piano l'emergenza coronavirus in Abruzzo. La novità, la notizia di oggi è la conferma, arriva la conferma che da lunedì 26 aprile l'Abruzzo tornerà in fascia gialla, 11 i comuni invece che resteranno in zona rossa e ci sono novità che riguardano anche le somministrazioni di vaccini e tutte notizie confermate, rese note dal governatore Marco Marsiglio al termine della riunione odierna dell'unità di crisi. Per noi c'era Massimo Profeta, con il quale ci colleghiamo subito in diretta. Buonasera Massimo. Dunque, diverse notizie importanti delle quali parlare. Ti cedo Sì. subito la linea. Iniziamo intanto con la conferma della notizia che avevamo già anticipato, e cioè che l'Abruzzo tornerà in zona gialla, ma ci sono comuni ancora con delle limiti nei confronti dei quali ci saranno delle restrizioni. Assolutamente, buonasera a te Gigliola, buonasera a tutti gli amici che sono in visione d'ascolto. Sì, perché insomma oggi Marsiglio al termine dell'unità di crisi, annunciata intorno alle 16:30, un po' in ritardo rispetto a quanto c'era stato preannunciato, comunque insomma Marsiglio ha confermato da lunedì l'Abruzzo in zona gialla. Tra l'altro ci sono state notizie importanti, ne hai già parlato tu nei titoli, però andiamo per ordine, procediamo con ordine, anche perché dobbiamo far ascoltare però il Presidente della Regione. Intanto c'è da dire che restano 11 i comuni abruzzesi in zona rossa e c'è stata una riduzione direi rilevante rispetto a qualche giorno fa. Resta in questa fascia però in zona rossa il comune di Giulianova, non sono più in zona rossa comuni importanti come Avezzano, Oricola e Celano. In questa settimana Pescara ha registrato, ha detto Marsiglio, parametri da zona bianca. Per le scuole superiori la percentuale sarà del 70% in presenza degli studenti anche nelle zone rosse. Un accordo naturalmente preso con le istituzioni scolastiche. La campagna vaccinale naturalmente si augura Marsiglio che proceda in modo più spedito. Le rinunce, ha detto testualmente Marsiglio, su AstraZeneca sono ingiustificate. Le autorità mediche e sanitarie hanno infatti confermato che si tratta di vaccini sicuri, ma andiamo ad ascoltare proprio in sintesi che cosa ha detto il Presidente della Regione. Sì, restano 11 comuni in zona rossa, erano molti di più anche la scorsa settimana, anche questo è un segnale che abbiamo registrato poi nell'analisi puntuale del territorio, del miglioramento complessivo. Dopo un paio di settimane in cui l'R-Conti saliva è tornato a scendere, siamo a 0,84 pressoché nella media nazionale. Abbiamo una provincia, quella di Pescara, che questa settimana avrebbe addirittura registrato parametri da zona bianca perché è sotto i 50 casi per 100.000 abitanti su base settimanale. L'intero Abruzzo è sceso sotto 100 come su questo dato e quindi è appunto un dato importante. Ci sono però appunto situazioni che da tenere sotto controllo, anche perché già la riapertura delle scuole sta provocando i primi focolai e le prime risalite di alcune situazioni e da lunedì con la riapertura di tante attività, compresa la ristorazione all'aperto, è evidente che ci sarà una maggiore diffusione, quindi dobbiamo tenere sempre alta la guardia e continuare ad applicare le misure con molta di contenimento e di protezione con molta serietà. Gli 11 comuni che restano, diciamo, che vanno o restano in zona rossa sono nella provincia di Teramo, quattro comuni che erano già rossi, alcuni di recente costituzione in zona rossa e che conservano purtroppo per loro ancora un'incidenza superiore a 250 e sono Torricella Sicura, Castellalto, Martinsicuro e Giulianova. Mentre in provincia dell'Aquila sono i comuni di San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Bariciano, Sante Marie e Morino, che erano già in zona rossa e che conservano ancora un'incidenza troppo elevata, a cui si aggiungono Capitignano e Auricola. Per le altre due province non ci sono comuni in zona rossa. Quindi non più grandi comuni come Avezzano, Celano e Carsoli, insomma. No, no, per questi grandi comuni diciamo, gli indici sono scesi e quindi possono tornare, da lunedì possono stare direttamente in zona gialla. Per
Per quanto riguarda la percentuale delle scuole superiori in presenza? Questa percentuale sarà sempre del 70%, anche nelle zone rosse. È un accordo che è stato preso con le istituzioni scolastiche, che quindi applicheranno nel rispetto dell'autonomia scolastica questa misura, però è stato condiviso anche per ragioni di logistica e di organizzazione dei trasporti con la Regione, e quindi le scuole superiori resteranno in presenza al 70%, verrà garantito il 100% per l'ultimo anno, cioè chi sta preparando la maturità andrà a scuola tutti i giorni e sarà sempre in presenza, salvo i casi particolari, è chiaro, il focolaio che nasce all'interno di quella classe o la scuola che si chiude per troppa presenza di focolai, ma sono, come dire, episodi rispetto alla situazione generale. La prima settimana in zona gialla coincide anche con un primo weekend festivo, si immagina anche di aumentare un po' i controlli per garantire comunque la ripresa delle attività e anche la riconquistata libertà? Questo compete ai prefetti, sono sicuro che le prefetture staranno e stanno organizzando il lavoro dei controlli sotto questo profilo. Noi intensificheremo la campagna vaccinale per quanto ci riguarda, oltre che anche gli screening all'interno delle scuole, perché la scuola è appunto uno degli elementi più sensibili che dobbiamo continuare a monitorare e a tenere sotto controllo per evitare che, diciamo, di dover subire magari la beffa che qualche focolaio fa infiammare l'R con T, e magari pur avendo oggi meno del 25% delle terapie intensive occupate, intorno al 30% dei posti in area medica, con ospedali che si stanno progressivamente alleggerendo, non dico svuotando perché non sono mai vuoti, ma insomma comunque molto alleggerendo, siamo scesi a quasi 9.000 contagiati attualmente positivi, quindi sono numeri da questo punto di vista molto molto diversi da quelli che solo un mese e mezzo fa avevamo, tuttavia le regole le conoscete, quindi è sufficiente che l'R con T salga sopra 1 e si finisce in arancione e si richiudono le attività. Ecco, dobbiamo evitare questo, ed è un'arma a doppio taglio quella dell'R con T, soprattutto nelle regioni piccole come la nostra, perché quando i numeri sono piccoli basta poco perché, diciamo, il moltiplicatore che, registri un incremento deciso, e quindi rischiamo quello che sarebbe davvero una beffa. Quindi è importante che vengano tenute sotto controllo queste situazioni e che la campagna vaccinale proceda a passi ancora più veloci. Questa settimana è la settimana in cui il generale Figliolo ha annunciato una distribuzione importante di dosi, e quindi ci ha chiesto di arrivare entro il 29 con l'obiettivo nazionale di 500.000 dosi complessive. Noi dovremmo farne più di 11.000. E notizie importanti che riguardano le vaccinazioni. Massimo, il governatore ha rilasciato una lunghissima intervista, questa è una sintesi sui principali argomenti che ha trattato al termine della riunione dell'unità di crisi, e dopo la quale ha firmato l'ordinanza numero 26 che entrerà in vigore da lunedì prossimo. E dicevo, a proposito delle vaccinazioni anti-Covid, la notizia, altra notizia importante, a Pescara e l'Aquila per gli over 60 domenica sarà possibile vaccinarsi con AstraZeneca anche senza aver effettuato le prenotazioni. Certo, sì, questa è una notizia molto importante. Proprio a margine dell'intervista lo ha detto proprio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, quindi dosi AstraZeneca per gli ultra sessantenni senza prenotazione a partire da domenica nelle ASL di Pescara e L'Aquila. Direi che questa è una delle notizie più importanti che abbiamo dato nel corso del TG8. Anzi, a questo punto, se sei d'accordo Gigliola, facciamo anche il punto sul Covid, sui dati Covid Abruzzo di oggi venerdì 23 aprile 2021, perché i positivi sono 158, 337 i guariti, i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37,
di cui 11 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2.360 di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell'Aquila e 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno, un caso riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato soltanto oggi dalla ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 58.607 dimessi o guariti, più 337, come dicevamo poc'anzi, rispetto a ieri. C'è da dire che il tasso di positività, intanto ricordiamo che i tamponi molecolari processati sono stati oggi 4.598, i test antigenici 2.310, il tasso di positività che viene calcolato appunto sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari a 2,3%. Infine 459 pazienti, meno 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 45 meno 1 rispetto a ieri con un nuovo ricovero in terapia intensiva, mentre gli altri 8.732, meno 176 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Naturalmente questo report, come tutti sanno, Gigliola, è stato comunicato dall'assessorato regionale alla sanità. Con questo è proprio tutto. Io ringrazio Diego Martelli per la parte tecnica. La linea può tornare a te.